Ciao ragazze, ciao ragazzi, bonjour, nuovo giorno, nuova challenge. Oggi voglio fare questo video super particolare perché ho visto, probabilmente ve ne sarete accorti anche voi, che su YouTube ormai ci sono un sacco di video what I eat in a day, ed è da un po' di tempo che ci sono queste modelle magrissime, bellissime, che fanno questa tipologia di video, quindi fanno vedere tutto quello che mangiano durante la giornata e sono sempre cose sanissime, cioè veramente super salutari, la perfezione nell'alimentazione. Ma io ogni volta mi chiedo, a parte che sarà vero che mangiano sempre solo così, cioè come fai, che vita triste? Numero due, mi chiedo, ma alla fine sei davvero sazio? Cioè, saranno capaci queste cose che loro mangiano a saziarmi? Perché io di solito, insomma, porzioni vado abbastanza abbondante, ma qualche schifezza la mangio, cioè non posso dire di no. E loro invece sembrano essere perfette nell'alimentazione, devo dire che si vede visto il fisico perfetto che hanno. Però oggi voglio fare questo esperimento, voglio mangiare esattamente come una di queste modelle, ed ho selezionato, adesso vi dico subito il nome perché ovviamente non me lo ricordo. Lei si chiama Alexandria Morgan, che ha fatto appunto il video What I Eat in a Day as a Fashion Model, che ha 3.9 milioni di visualizzazioni, e vedremo un pochino se è fattibile oppure no. Mi sono appena svegliata e ho una fame da lupi, quindi andiamo a vedere che cosa mangia lei a colazione e poi facciamo lo stesso e proviamoci. Vi anticipo che ho visto che ci sono delle cose che io detesto, cioè ci sono proprio, lei mangia cose che a me non piacciono per niente, quindi sarà interessante e molto, diciamo, sarà una vera e propria sfida per me questo tipo di alimentazione per oggi, ma spero di resistere per 24 ore. Ok, questo è il suo canale e questo è il video che ho deciso, ce n'erano veramente tantissimi, ma ho deciso di riproporre, ovvero di mangiare tutto quello che lei mangia in questo video, What I Eat in a Day as a Fashion Model. Vediamo un pochino. Ok, quindi lei ha i fiocchi d'avena con latte di mandorla, e poi questo è un dolcificante che aggiunge che io non ho e quindi non aggiungeremo, banana. Water, and it does, I also add like a really good health, Praticamente voleva aggiungere anche del burro di noccioline, ma l'ha finito, quindi meno male perché io non ce l'ho e non sono riuscita a trovarlo. Ok, let's see. Ah ok, un pochino ne aggiunge, noi questo lo salteremo perché non lo trovo, non l'ho trovato. Poi dice che aggiungerà anche una banana, a volte aggiunge dei mirtilli, anche noi aggiungeremo la banana come lei. E poi un po' di cannella. E questa... There's my breakfast. Quindi questa è la sua colazione che adesso proveremo a replicare. Vi dico subito che è molto simile, e forse questa è un po' l'unica cosa che è simile alla mia alimentazione, è molto simile alle colazioni che faccio io. In realtà non ci metto mai la cannella e non ci metto mai il burro di noccioline, appunto, ma magari possiamo aggiungere un pochino di Nutella, perché il burro di noccioline alla fine è molto simile alla Nutella, potremmo aggiungerne poca e vabbè, vediamo un pochino. Mi sono ovviamente attrezzata, le banane che ho io purtroppo sono praticamente verdi, ma ce le faremo andare bene. Che cosa volete che vi dica? Ho fatto la spesa online e questo mi hanno portato. Poi, allora, fiocchi d'avena biologici, fiocchi d'avena, e avevo la Nutella da qualche parte, c'era, ma forse non c'è più, forse è ricreativita, non lo so, una volta c'era, interessante. Miele, forse potremmo aggiungerci del miele, ma sì, perché no. Secondo me può essere una valida alternativa al, al burro di noccioline, che da noi non si usa tantissimo, lei credo sia americana, quindi forse da lei si usa di più. Ok, abbiamo più o meno tutto l'occorrente per replicare al meglio la sua colazione. Iniziamo con i fiocchi d'avena. Lei ne aveva messi parecchi, quindi ecco, direi che così può bastare. Poi, allora, latte di mandorla, se mi seguite sapete che io amo il latte di mandorla e questo della fabbrica, per me è un pochino troppo zuccherato, ma è l'ultimo che devo finire, quindi useremo questo. Aggiungiamo a piacere, così, forse potrei aggiungere ancora un po' di fiocchi d'avena. Ok,
E poi, allora, banana, lei l'ha praticamente spiaccicata dentro così un po' a caso, quindi ho fatto la stessa identica cosa, e adesso appunto al posto del burro di noccioline aggiungiamo un po' di miele. Stranamente, insomma, il burro di noccioline non è proprio una cosa che immaginavo che mangiassero le modelle, e ho visto che non ci va giù nemmeno leggera, ma cerchiamo più o meno di replicare, forse magari a colazione mangia un pochino di più. E voilà, questa è la nostra colazione. Secondo me, non lo so, ma quando vedo questi video, vabbè, intanto assaggiamo. Non posso sicuramente dire che non sia buono, è molto buono, vabbè che appunto questo latte di mandorle è particolarmente zuccherato, quindi è sicuramente una colazione molto golosa. Secondo me però, quando vedo questa tipologia di video, ci penso spesso, secondo me però non è quello che lei mangia ogni giorno, perché secondo me, magari poi mi sbaglio, io non, cioè non ho la più pallida idea, però secondo me con il fisico che ha e comunque il fisico che hanno le modelle, che sono magrissime, secondo me non è poi tanto vero che mangi il burro di noccioline a colazione ogni mattina, non lo so. Non mi sembra una cosa tanto fattibile, secondo me, però poi magari ha un metabolismo pazzesco, non è detto, non si sa. Comunque colazione sicuramente super super approvata ed è buonissima. In realtà mi sono completamente dimenticata la cannella, che ero convinta di avere, invece l'ho finita, ma non la uso spesso, quindi non me ne sono proprio resa conto di averla finita, quindi quello manca, ma penso che avrebbe aggiunto soltanto un po' di sapore, boh, non lo so, per me la cannella è tipo amarognola. Penso di preferirla così, in realtà, la colazione. Ok, sono passate circa 3 ore, lì c'è gatto Max che dorme e io ho lavorato al computer fino adesso e sento, diciamo, un leggero languorino, anche se, devo dirvi la verità, non me l'aspettavo, ma la colazione mi ha riempito abbastanza e appunto dopo circa 3 ore ho un leggero languorino, il che mi ha stupito. Boh, non lo so, non lo so, pensavo di aver fame, ma io non sono abituata a mangiare tantissimo la mattina, quindi probabilmente anche questo. Ed è ora di uno snack. Solitamente non lo faccio lo snack, mi tengo la fame e proseguo nella giornata. Lei invece ho visto che mangia diversi snack, almeno a metà mattinata uno snack lo fa, e vediamo assieme che cos'è. Allora, sta praticamente raccontando di come sua sorella sia molto brava a fare biscotti dolci eccetera, e le ha preparato dei chocolate chip cookies, che sono appunto quei biscotti rotondi con i pezzettini di cioccolato. Vediamo un po'. I'm gonna eat them anyway, so joke's on you, Victoria. I'm eating your poison cookies. And I got my cup of almond milk, because you can't have cookies without milk, can you? Ok, allora lei sta ha una tazza di latte di mandorla e poi mangia, mi sa, un biscotto solo, vediamo, non lo so, non lo dice. Ah, questo sarà il secondo. Ok, e poi arriviamo al pranzo, quindi il nostro snack sarà, nel frattempo mi sono anche vestita eccetera, il nostro snack quindi sarà una tazza di latte di mandorla, e vi dico la verità, non ho voglia di latte di mandorla, non mi va proprio di berne altro, perché già la tazza che abbiamo mangiato a colazione era stracolma di latte di mandorla, quindi non so quanto latte di mandorla lei consumi al giorno, per me è un pochino troppo, ma ragazzi, questa è una challenge, bisogna seguirla alla lettera, o perlomeno quanto più alla lettera possibile, e quindi così faremo. Latte di mandorla pronto. E poi ho preso anche i chocolate chip cookies. Non c'erano quelli al... dove sono? Qua. Non c'erano quelli con solo il cioccolato, ma ho preso quelli che hanno sia cioccolato che nocciole, quindi dovrebbero essere buoni. Questi sono della Milka, e anche questi sono XL, perché anche quelli che a lei nel video sono parecchio parecchio giganti. E quindi, nostro snack, come la nostra modella ci consiglia, tazza di latte di mandorla e
chocolate chip cookies. Devo scegliere una tazza abbastanza larga da poterci zuppare i biscotti ed ho scelto questa Unicorn Diet, stupenda, un regalo meraviglioso di De Melze. Questo è un brand olandese, sono tutte fatte a mano e questa è un'altra delle mie preferite, ma questa non è abbastanza larga per zupparci i biscotti. Comunque ragazzi, hanno un profumo buonissimo, sanno di Nutella, sono super cioccolatosi. Ok, allora, zuppiamo. Questa è una merenda che non faccio mai. Se mangio i biscotti con il latte, non so come mai, ma li mangio la sera, tipo, metà pomeriggio la sera. Sono fatta strana, lo so. Non posso dire che non siano strabuoni, ma anche qui mi viene da chiedermi, sarà vero? Cioè, quello che ha filmato in questa giornata sarà quello che effettivamente mangia di solito, perché cioè burro di noccioline la mattina con un mega bowl, poi chocolate chip cookies con cioccolato, non lo so, mi viene il dubbio, però strabuoni. Allora ragazzi, consigliatissimo, non è sponsorizzato assolutamente. Questi biscotti dell'amica sono la fine del mondo. Cioè, anche il latte di mandorla devo dire buonissimo. Una cosa che faccio anch'io, simile a quello che fa lei, anche lei lo dice nel video, lei non è vegana vegetariana, ma cerca di sostituire il latte con il latte di mandorla. E visto che a me il latte di mandorla piace un sacco, è una cosa che mi riesce molto semplice fare. Quindi, questo è quanto, il nostro snack è fatto. Invece di mangiarne due di biscotti ne ho mangiato uno, ragazzi, perché sono giganteschi e sono super dolci, quindi veramente non ce la faccio più. Ho bevuto un sacco di latte di mandorla e fino a pranzo, anche dopo, devo dire, sarei a posto. Arrivato il momento del pranzo, vediamo che cosa mangia lei. Ok. Questo è il suo pranzo e c'è una patata praticamente cotta, lessa, e patata dolce che però io non ho, quindi sostituiremo con una patata semplice normale, fagiolini e poi qui sopra lei dice di aver usato una salsa simile alla mostarda, che noi ovviamente in Italia non abbiamo e io non sono un amante delle salse, quindi faremo soltanto appunto una patata bollita gigante e con i fagiolini. Vediamo se aggiunge altro. Ah ok, aggiunge un po' di pepe. I'm a huge sauce person, so literally like every day. A lei piacciono un sacco le salse, ok. Dice che ne mangia ogni giorno di salse, salsa ranch, barbecue, mostarda. Anche questo mi risulta un po' difficile da credere, ma probabilmente sarà vero. E poi beve la Diet Coke, per fortuna, perché io amo la Coca Zero. Ok, ho messo nell'acqua bollente appunto questa patata gigantesca, che è più o meno come forma, come grandezza, è simile a quella che ha cucinato lei. Ovviamente ci vorrà un po', e poi i fagiolini che ho preparato. Sono stata molto brava ed attenta ed ho cercato di replicare quanto più possibile quello che insomma mangia lei. E ho tagliato le estremità dei fagiolini e adesso li facciamo cuocere e lessare. Ok, e questo praticamente sarà il nostro pranzo, devo dire molto misero, ma comprensibile visto quello che ha mangiato prima. Ok, ho tagliato la patata a metà, anche qui aggiungiamo un po' di sale, voilà, e un po' di pepe anche sui fagiolini, come dice lei. E questo è quanto sostanzialmente, perché poi lei aggiunge questa specie di mostarda particolare che io non ho, però ho messo l'olio d'oliva e poi vediamo. Dice che non si sentiva affatto, sana dopo quello che ha mangiato i chocolate chip cookies, i biscotti con la cioccolata, e quindi dice di voler fare un pranzo leggero e sano. E questo credo che sia appunto un pranzo leggero e sano, quindi ci siamo, direi. E questo è quanto, e poi immancabile Diet Coke.
che io non ho, perché sarebbe tipo la Coca Light, ma loro non hanno la Coca Zero, io invece ho la Coca Zero. Ok, tutto pronto. Questo credo sia più veritiero e credibile come pranzo, come, cioè, questo è quello che penso che mangino le modelle, praticamente un sacco di roba scondita, solo verdure, e già il fatto che ci sia appunto questa patata, che sono carboidrati, un po' mi meraviglia, e però quello che non mi convince tanto è il fatto che lei dica di bere sempre la Coca-Cola, la Diet Coke, perché è una cosa che gonfia un sacco, e io sono un amante della Coca Zero, quindi ne so qualcosa, però seguiamo esattamente quello che dice lei. E poi lei ha un barattolo che sono 330 ml di Coca-Cola e Diet Coke, questa è appunto Coca-Cola Zero, ed ho scelto questo bicchiere perché c'è l'esatta quantità che sta in un barattolo, naturalmente è la forma di barattolo della Coca-Cola, rigorosamente con cannuccia, questa è di carta ragazzi, rigorosamente con cannuccia per non macchiare i denti con la caffeina. Devo dire che, allora, io di solito il pranzo lo salto, lo sapete, ve lo dico spesso, perché o faccio colazione, poi faccio qualche piccolo snack durante la giornata, poi ceno. Il pranzo di solito lo salto, quindi io a quest'ora non ho tantissima fame, considerando anche il fatto che abbiamo mangiato quella colazione gigantesca, che era sana, circa, era sana ma comunque sazia, perché era tanto. Poi i fiocchi d'avena saziano tanto, secondo me. E poi i biscotti al cioccolato, quelli mi hanno riempito un sacco. Super dolci il latte d'avena, quindi non ho tantissima fame in questo momento, devo dire la verità. Probabilmente per questo mi basterà questo pranzo, perché altrimenti, per quanto mi riguarda, sarebbe veramente, veramente scarso. Cioè, io se ho fame, sono abituata a mangiare, che ne so, una montagna di pasta, una montagna, qualcosa di sostanzioso. Non che questo non lo sia, ma per i miei standard devo dire non lo è. E forse dovrei imparare dalle modelle in questo senso. Dopo aver fatto bollire questa patata per tipo un'ora, non so se sia ancora pronto oppure no, un pranzo sano che mi piace, e dovrei rubarle l'idea di fare la patata bollita così, perché con un po' di sale, un po' di pepe, anche senza olio d'oliva necessariamente, è veramente veramente buona. Aggiornamento fine piatto: sono super super sazia ragazzi, cioè mi sta scoppiando letteralmente lo stomaco, mi sembra di aver mangiato tantissimo, probabilmente è vero, ho mangiato tantissimo. E questo è quanto per il pranzetto di oggi. Fino adesso devo dire che non sto soffrendo assolutamente la fame, e quello che ho mangiato mi è piaciuto anche molto, a parte appunto la troppa quantità di latte di mandorla, però niente niente male. Credo che potrei davvero imparare qualcosina da questa tipologia di video, specialmente non tanto nelle razioni, nelle porzioni eccetera, ma più che altro nel tipo di alimentazione, perché vi devo dire la verità, avessi avuto fame quando ho finito di lavorare al computer, avrei mangiato, che ne so, un panino al salame oppure un pacchetto di Fonzis, insomma un po' di patatine. Invece questo mi ha saziato, però è molto più salutare, quindi top. Adesso sono super super sazia, so di dover fare ancora uno spuntino prima di cena, perché ovviamente ho visto il video e lei fa uno spuntino con un milkshake, con un frullato di frutta e verdura prima della cena, tipo metà pomeriggio, e poi ci sarà la cena questa sera. Per adesso sono sazissima, quindi ci vediamo tra un po'. Nel frattempo esco perché devo fare delle commissioni, e ci vediamo dopo quando torno a casa. Ok, sono tornata, si vede forse dal trucco che un po' si è rovinato, di solito anche i segni degli occhiali. Sono adesso le 18:47 e direi che potremmo arrivare al momento del nostro spuntino, e questa è la parte che più temo di questo video, perché se c'è una cosa che proprio non mi piace sono gli spinaci. Credo di averli mangiati solo tipo da piccola, ma forse un paio di volte, cioè è proprio una cosa che non mi piace, e quindi sarà, è una vera e propria challenge per me, è una vera e propria sfida, perché se non fosse per questo video non li assaggerei e non li mangerei assolutamente, questo ve lo posso garantire, ve lo può garantire chiunque mi conosca, quindi però lo faremo per questo video, lo faremo. So I'm really craving like something sweet and cold, which makes no sense because it's like cold and rainy out. Ok, quindi dice di aver voglia di qualcosa di dolce e di fresco. So I'm gonna make a smoothie. I'm really big on smoothies. I'm trying quindi to make farò uno smoothie. In New York they're so expensive. It's like $10 for a smoothie. So... E di nuovo latte di mandorlo. Cioè lei beve litri e litri di latte di mandorlo. Io non ce la faccio. Un bicchiere, una tazza, sì, ma poi è veramente troppo per me. Vabbè, vediamo. Measure it. Not exactly. Ah, fa un po' ad occhio le misure. Banana.
Di nuovo una banana, ok. Some frozen mango. Mango. Some spinach, just to have some greens in there. Ok, prendiamo il frullatore qua con le mie banane verdissime che probabilmente mi faranno anche mal di stomaco. Latte di mandorla, sempre quello che ho usato prima. Più o meno cerco di fare le stesse porzioni che fa lei. Poi una banana, lei la spezzetta proprio così, con una mano non so se ci riuscirò, ma ci posso provare. Ok, in realtà non è poi così. I gatti stanno facendo la lotta, come al solito Denver e Max sono inseparabili, stanno così tutto il giorno. Poi mango, con una mano è difficilissimo. Ok, mango, voilà. Arriviamo al tanto temuto momento degli spinaci. E questi sono gli spinaci che ho, è l'unica cosa che ci manca. Un cubetto piccolino, il più piccolino che trovo. Sono tutti giganteschi. Ok, questo secondo me, ragazzi, vi prego, fatemelo passare, che per chi detesta gli spinaci profondamente è veramente tanto. Ok, spero vada bene, che è surgelato, ma sono gli unici spinaci che ho trovato. Ok, credo sia piuttosto simile dal colore, forse il suo è un pochino più chiaro come colore, ma mi auguro che sia decente, ragazzi, perché ho una paura di assaggiare sto coso. Non ho mai bevuto uno smoothie con la verdura, mai, solo con la frutta. Eccolo il mio smoothie, devo dire che l'aspetto non è niente male, potrebbe passare benissimo per uno di quei frullati che compri, insomma, nei negozi, eccetera. Voilà, cannuccia. E adesso assaggiamo. Il profumo vi dico che non è niente male e spero che non si sentano gli spinaci. Ok, assaggio in diretta. Cioè, il profumo non è male, un po' però secondo me un po' si sentono. No. Cioè, ragazzi, è incredibile, ve lo giuro, io non li sento e sono super critica. Sento molto la banana e il latte di mandorla, il mango praticamente niente e gli spinaci zero. Cioè, non lo so, sto scoprendo un modo con questo video. Ero partita talmente, cioè, dicendo, boh, secondo me non è vero, secondo me non è così che mangio, eccetera, eccetera. Invece poi alla fine sono degli spuntini, dei piatti super salutari che però sono buoni e ti saziano. E ragazzi, questa è stata una scoperta, cioè non lo so, non avrei mai, cioè se non fosse stato, io ve l'ho detto, per questa challenge non avrei mai mangiato gli spinaci e in questo modo forse posso farlo anch'io. Sono, non so cosa dire, cioè è pazzesco, ma io so, cioè posso capire che per voi possa essere niente, cioè ha scoperto l'America, metti un po' di spinaci, non si sente, ok, però per me, che vi giuro che se un qualsiasi piatto contiene spinaci e diversi altri tipi di verdure, io, cioè, lo evito come la peste e non avrei mai bevuto uno smoothie green come questo, mai, e non l'ho mai fatto e oggi, non lo so, ho scoperto una cosa nuova. Incredibile, vi dico la verità, pensavo, ok, io lo faccio, lo assaggio, bevo un po' e poi se non mi piace non lo finisco tutto. Però ve lo posso garantire, questo lo finisco tutto. E come promesso e come preventivato, ho bevuto tutto il frullato. Se lo vedete, ho lasciato solo qualche pezzo di spinaci perché erano un pochino troppo grandi per i miei gusti, però per il resto, ragazzi, l'ho bevuto tutto rispettando appieno la challenge. Vediamo che cosa prepara per cena. Ok, beve vino mentre cucina. Allora, c'è riso marrone, che io penso sia riso integrale, ma ho soltanto il riso, quello classico per risotto, quindi faremo questo, facciamo finta che sia quello marrone. E poi lei mangia un hamburger di pesce, non specifica quale tipo di pesce, io ho trovato questi che sono hamburger di filetto di trota salmonata, che non credo di aver mai assaggiato, ma assaggeremo oggi. E poi, sì, appunto questi broccoli, di nuovo con questa salsa che io skipperò. Già ho mangiato gli spinaci, per oggi può bastare, direi, con le verdure. Il riso è quasi pronto, circa, direi di sì. E adesso ho messo a scaldare l'olio e proviamo un po' a vedere come sono questi hamburger. Questa è la sua cena e questa è la mia cena. Al posto dei broccoli ci ho messo le olive, giusto che ci sia qualcosina di verde,
hamburger di trota salmonata e riso, l'ho condito solo con un po' d'olio d'oliva e basta. Buon appetito. Come potete vedere, ho spazzolato tutto quanto. Scusatemi se c'è un po' di rumore di sottofondo, ma nel frattempo ho aperto la finestra e quindi c'è un po' di casino. Comunque devo dire, super buona questa cena. Io oggi sto imparando. Ok, grazie. Io oggi sto imparando un sacco di cose e voglio assolutamente replicare anche dopo questa challenge sia lo smoothie con gli spinaci, che penso sia l'unico modo per farmeli mangiare, tipo, sia questa cena così con questo hamburger di pesce con il riso. E proverò però a comprare il riso marrone, che sarebbe, lei lo chiama brown rice, ma appunto penso sia quello integrale che non sono riuscita a trovare, ma devo assolutamente. E per adesso questo è quanto. Voi, se mi conoscete, sapete bene che io di solito faccio spuntini serali, tardi, notturni, perché molto spesso sono al computer fino a tardi la sera a lavorare, quindi non escludo che più tardi mi verrà fame e quindi non concluderò quel video, perché voglio vedere se riesco davvero a rispettare questa challenge fino a quando vado a nanna senza mangiare nient'altro, perché mi sembra che lei, appunto, vediamo un attimino, ma mi sembra che lei non mangi nient'altro poi dopo questo, dopo la cena, insomma. In realtà no, assolutamente anche lei lo fa, lo spuntino, ed è gelato, e anch'io ho il barattolone di gelato in freezer. Tra un po' mangerò, anzi mangiamolo subito il gelato, perché no ragazzi, lei lo mangia direttamente dal vasetto e dice di non contare le calorie e di non stare attenta a quanto ne mangia, quindi penso che sia top questa notizia. Facciamo lo stesso, anche se non so se crederlo oppure no, perché come fai a non contare le calorie, a mangiare un sacco gelato, burro di noccioline, biscotti, ed essere perfetta una modella? Non lo so, forse è fortuna, però devo dire che è un'alimentazione secondo me sana, non follemente da dieta perenne, però secondo me non è niente male. Non lo so, commentate voi, ditemi che cosa ne pensate, io nel frattempo mi mangio il gelato. Disperazione più totale ragazzi, ho finito il gelato, abbiamo finito il gelato, non ci posso credere, eppure avevo ordinato un barattolo di gelato, me lo ricordo perché era in offerta, però non me l'hanno portato ed ero convinta di sì, quindi niente gelato per me. Sig, mi sentivo così giustificata, se lo fa lei posso farlo anch'io, sì, mangiamoci tutto il gelato dopo cena, invece no. Però che cos'è che potrei mangiare? Potrei mangiare che sia alla pari del gelato, come tipo, come calorie, book, ne so, qualche biscotto. Tipo potrei mangiare, questo, potrei mangiare un Erdwaffel, spero si pronunci così, la mia pronuncia olandese a volte è azzeccata, a volte ni, che sono dei waffle che abbiamo portato dall'Olanda, da Alkmaar, e tra l'altro c'è Alkmaar in TV in questo momento perché stiamo guardando la gara di ciclismo in diretta, cioè in differita da Alkmaar, no, né in diretta né in differita, che è andata in onda, mi sembra ieri o stamattina, boh. Domani devo assolutamente comprare il gelato. Però molto molto buono. Sono andato in Olanda, assaggiate, mi sa che ce li hanno anche in Germania, sono strabuoni. Alla fine non ho resistito ed ho mangiato uno yogurt Müller, di quelli con i cereali che si inzuppano nello yogurt, che mi piacciono tanto, ma lei non so quanto gelato abbia mangiato, quindi secondo me tra waffle e yogurt più o meno ci siamo con il suo gelato. E molto interessante è stata questa sfida, la mia videocamera si sta per spegnere perché ho la batteria scarica, comunque molto interessante questa sfida, ho scoperto che alcune cose salutari possono essere comunque molto buone e che comunque mangiare più volte al giorno alla fine ti sazia, anche se non sono alimenti tipo schifezze, dolciumi e robe varie, niente male devo dire, anche se ogni tanto ragazzi, cioè diciamoci la verità, McDonald's, robe qua a me piacciono comunque, però devo dire giornata molto interessante, challenge molto molto interessante che mi ha portato un po' fuori dal mio solito percorso alimentare, diciamo così. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, io vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo domani con un nuovo video, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, ok, bacio, ciao!